si capisce benissimo l'amore e la passione che hai per questo tuo lavoro. Questo amore e questa passione però ha anche un aspetto negativo, perché ti ha fatto fare meno film da regista. Infatti c'è un film che sto preparando da 2 anni, finalmente l'avevo finito, e poi Matteo Rovere, che l'ha letto, lo vuole. Infatti, mi piace anche dichiararlo, perché ci siamo visti a pranzo, mi ha portato a pranzo, gli ho detto guarda Matteo, io ti voglio far leggere una mia storia che ho scritto, però devo scegliere il produttore. L'ho sfidato, ho detto io devo scegliere un produttore, perché non voglio più produttori che vengano da me, non ne voglio più, non ho avuto già abbastanza. Allora lui mi ha invitato a pranzo, gli ho parlato del film, gli ho fatto leggere la sceneggiatura, si è alzato e mi ha detto ti ho scelto. Allora ha detto vabbè, io scelgo te. Però da quell'incontro, la cosa assurda è che io il film lo sto slittando, è vergognoso, perché adesso mi è arrivata una proposta da amici miei di Palermo, che sono Picarda e Picone, mi hanno letto la mia opera, dicevo, mi hanno letto l'idea, mi hanno fatto leggere la sceneggiatura, e ho detto, porca miseria, lo voglio fare io, siamo in barocco, lo voglio fare io questo film, no, ma io per te l'abbiamo scritto. Cioè, questa, allora, che faccio? Non rimango. Il prossimo appuntamento sarà Conficcato il Minore e poi arriverà. Poi no, 2 opere prime. Adesso questo vedremo nel 2030. No, adesso mi ci metto comunque la lirica, l'8 maggio al Maggio Fiorentino. Faccio illumino un'opera lirica per la prima volta. In un teatro che quando l'ho visto me ne volevo andare. Enorme, una cosa pazzesca, quello che ho detto per il regista che gioia, andiamo. È complicatissimo, però mi diverte, perché la prima volta il teatro l'ho fatto, mi piace molto, però l'opera lirica è una cosa più complicata per chi vuole fare fotografia, e avere la relazione col direttore d'orchestra. Infatti Marco Dell'Occhio mi ha svelato dei segreti, pure di stare attento al direttore, perché loro si devono vedere, quindi la luce deve essere in un certo modo, rimanendo nello stile, quindi è una sfida anche quella. Poi faccio Picarda e Picone, poi 2 opere mie molto belle che devo decidere quale fare, perché anche lì devo... Devi scegliere fra le due. Sono venute due a settembre, quindi anzi sono diverse, senso, mi chiamano molto per le opere mie, sono quelle due che dicevi tu, perché se passa la voce che mi piace molto fare i giovani, cioè film dei giovani, tant'è vero che anche i produttori mi dicono segnalati qualcosa, perché ne conosco tantissimi, cortisti, non mi faccia sperare nulla, nel senso io segnalo, non che posso fare nulla, però sicuramente è un lavoro che io vado facendo, quindi se passa la voce me ne va arrivando una marea. Io per esempio oggi guardavo questa ruota panoramica e mi chiedevo, poi si muoveva, mi chiedevo, ma no, adesso se c'è troppo il classico. Guardavo questa ruota panoramica che si muoveva, ambulava, mi faceva una paura incredibile, cioè, si distacca, diventa come all'arma Hollywood di Spielberg. No, peraltro il bel complimento stamantina in aeroporto, a cui magari sono stato troppo lungo, è stato che mi hanno fermato e mi hanno fatto le fotografie. Facciamoci con 2 ragazze simpatiche, facciamo la domanda, ma avete sbagliato, io non sono un attore, come? Non hai fatto Croce Delizia, perché io appaio un attimo in Croce Delizia, faccio Il Matrimonio dei Gay, ed è un frammento del film di Simone Cosano, appaio 5 secondi, oh, si ricordavano di me, cavolo, questo è ciò un futuro. Vabbè, allora, Daniele Cipolli, direttore della fotografia, montatore, sceneggiatore, regista, attore, abbiamo capito da questo incontro anche un eccezionale affabulatore. Grazie. Grazie.